Cari amici vicini e lontani, cari amici fedeli al gran Dio Priapo, noi stiamo vivendo un momento di grande importanza nella storia del globo terracque, perché in questo momento si sta svolgendo quella che nelle mitologie antiche l'Apocalisse veniva citata come lo scontro definitivo tra il bene e il male. Poi ci sarà ancora Ahriman e Hormuz. Cominciamo da Ahriman e Hormuz, un buon Ahrimane. Esatto. E allora, che poi Ahrimane è citato anche da Rudolf Steiner, il quale in Ahrimane identifica certe particolari forze che agiscono sulla natura dei terrestri, diciamo così. L'aveva identificato anche Zoroastro nel 600 a.C. Esattamente, non a caso lo Steiner appunto si riferisce a queste forze. Chiaro che Zoroastro o Zarathustra, è la stessa che cosa. Conosceva bene, ci ha scritto un libro. Così parlò Zarathustra, il buon Federico Nietzsche, il quale ha utilizzato nichilista assoluto, che non credeva a nessuna religione, ovviamente. Il quale ha utilizzato, che poi ovviamente è un testo fondamentale, e che a mio avviso e per me sostituisce perfettamente il Vangelo. Hanno fatto un bellissimo intervento, video ieri sera su Rai Storia a proposito di Albert Camus sul nichilismo, anche lì improntato sul nichilismo. Noi viviamo in un periodo del tutto eccezionale, perché ricordiamocelo bene che Federico Nietzsche non è un nichilista, è il superamento del nichilista. Nietzsche, il superuomo, Nietzsche passa attraverso il deserto e supera il deserto. Questo è il nesso fondamentale di una situazione particolare che vede contemporaneamente uno scontro geopolitico e uno scontro non fisico, ma superiore a livelli appunto trascendenti, tra forze che agiscono su questa natura, confermando in questa maniera l'impostazione trascendente della storia, che è quello la storia deve avere sempre una serie di letture, una serie di spessori di lettura, e perché con lo spessore della lettura determini una un flusso centrale della verità, delle verità, perché così identifichi senza troppo margine d'errore. Quando invece prendi per buona una sola minima corrente, vai verso l'errore e la disinterpretazione. Esattamente, perché qui sta il concetto di complessità che fortunatamente è emerso negli ultimi 50-60 anni di storia del pensiero umano. L'altro punto di cui volevo far riferimento è questo libro importantissimo, Sonnino, parente di Sonnino, Sannino. La fine del nuovo ordine mondiale. Noi stiamo assistendo alla fine del nuovo ordine mondiale, ovvero sia del tentativo del nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale è quello rappresentato dal potere assoluto del deep state, del potere assoluto dei finanzieri. Molto, molto breve, molto rapido. E dei loro signori. Presi nel pieno. Bisogna cominciare a contestualizzare. Allora, la guerra in Crimea, come anche quella Ucraina attuale, avevano una centralità importante nella volontà di ricostituzione dello Stato Kazaro, dell'impero Kazaro del Medioevo, primo Rinascimento. Esattamente. Non a caso delle squadre di killer
israeliani sono adesso in atto in questo momento in Ucraina per fare il lavoro sporco che l'esercito non può fare. È quello che mi fa piacere che tu lo dica, perché il discorso è tutto lì. Certo. Allora, ma c'è un fatto, io mi ero riagganciato a un concetto di fondo che era appunto della guerra ideologica che si sta svolgendo. Non a caso l'urto viene sostenuto dalla Russia, che è ridiventata non più espressione del potere bolscevico che era transeunte, inventato da loro signori e supportato dall'esercito prussiano, ma rappresenta la terra, la terrestrità, e quindi la rivolta di quella natura umana che è stata rappresentata in maniera molto chiara dalle opere di Solzhenitsyn. E qui vorrei fare un riferimento importantissimo di carattere autobiografico, l'ho già detto altre volte, ma ritengo che sia utile ripeterlo. Era il periodo degli anni Ottanta, collaboravo con una rivista che si chiamava La coscienza del cittadino e incominciò a comparire anche in Italia le traduzioni di Solzhenitsyn. Contemporaneamente però l'Italia era strapiena di libri pubblicati dalle edizioni Feltrinelli che contenevano tutti gli aspetti più decadenti, più decadentistici della pseudo-rivoluzione statunitense. Feltrinelli aveva completamente riempito le bancarelle, tant'è vero... Rivoluzione statunitense? Sì, di rivoluzionari statunitensi, quello che poi avrebbero dato vita a quelle forme fasulle di ribellione che poi conosciamo. Veniva tutto beatnik, dagli Stati Uniti. I beatnik, dici. Veniva tutto... Dalla Beat Generation? Dalla Beat Generation, che in se stessa aveva una sua validità. Ma tutto il resto, quello che arrivava... E che riempiva a traino, ecco. Tutto ciò che riempiva il decadimento dei valori, il decadimento tutto, della morale, eccetera. Esattamente, di cui l'America si faceva promotrice. Certo, lo sappiamo. Tant'è vero che sì. Le droghe e così via. Esattamente, tutto ciò scandalizzò anche per Paolo Pasolini, che è molto incredibile, quasi incredibile. Si scandalizzò proprio di queste cose. Contemporaneamente dalle ceneri del bolscevismo usciva fuori questo pensatore che rappresentava la tradizione del pensiero russo, quella dei grandi scrittori esattamente dello fine Ottocento, certo. Di cui uno degli esponenti che è riuscito fuori anche di recente è stato Dostoevskij, il quale aveva individuato proprio nei suoi romanzi le forze oscure. No, il bello è che Dostoevskij, ad esempio, non solo era un scrittore, ma era un filosofo, certo. a tutto campo, sì, tutto tondo. Esatto, e viene citato anche adesso come un conoscitore delle forze oscure che agiscono sul globo terracqueo. Viene citato e ricitato proprio adesso. Dostoevskij aveva identificato, soprattutto in quell'opera fondamentale, che si chiama... I demoni, che fu tradotto in italiano col titolo dei demoni, pubblicato dall'editore Corbaccio col titolo I demoni, e poi con altri titoli che in questo momento non ricordo. Un'altra delle opere fondamentali di Dostoevskij è stata I fratelli Karamazov, dove appunto anche lì c'è una interiezione, c'è un capitolo nel capitolo. No, ma l'intimo con il sociale, sì. La convivenza e la lotta fra questi due grandi schemi mentali. Esatto, quindi possiamo dire che è la cultura russa che ha scoperchiato la pentola dove bollono tutte le schifezze dell'umanità. E non a caso il nemico, la frontiera di oggi è, per queste forze, vedi caso, è proprio la Russia. La Russia rinata nelle funzioni che erano state appunto quelle dei grandi zar, che avevano Caterina, sempre, dici? A partire da Caterina, anche gli altri, i quali avevano avuto la funzione appunto di
blocco, di fermo nei confronti... No, di concentrazione delle diaspore locali dell'impero. Non solo, ma di muro anche, di muro. Di muro nei confronti dei marosi che proprio dal pensiero europeo, del pensiero pseudo-rivoluzionario, sovversivo nel senso intimo... Distruttivo. Ecco, ha fatto da muro. Poi questo muro c'è stato un muro che invece era rappresentato dal contrario, perché in quel momento noi abbiamo il bolscevismo che crolla col crollo visivo e fisico del muro di Berlino. Certo. È stato appreso come simbolo, ma le forze che hanno agito sul muro di Berlino e filosofico erano anche forze distruttive, sono quelle che sono riemerse adesso. Certo. E quindi... No, ma anche perché il muro faceva comodo a loro all'epoca. Come no? Ricordiamocelo bene. Ma certo. La guerra fra i due contrapposti, i due poteri contrapposti militari, erano la contrapposizione serviva del pensiero per asservire l'Europa. Certo. Esatto, serviva per asservire l'Europa, e tant'è vero che appunto io ho più volte fatto vedere un libro intitolato Vodka Cola, dove si spiegava in maniera molto chiara, tutti gli accordi che c'erano tra il bolscevismo e l'iperliberismo, perché questo è il discorso. Altrimenti non riuscirebbe a spiegarsi come mai nel pieno del potere sovietico viene impiantata la fabbrica della Coca-Cola in Russia. Esattamente. Cioè, che senso c'ha? Appunto. No, invece il senso ce l'aveva, e come? Per iniziare al consumismo quello che sarebbe poi dato dopo, ecco il momento attuale. Esattamente. Quindi, ripeto, oggi noi ci vendiamo in questo... E che hanno fatto gli americani? Hanno tolto immediatamente la Coca-Cola e la Pepsi-Cola ai russi. L'altro ieri si sono fermati gli stabilimenti russi della Coca-Cola e della Pepsi-Cola. Non è un caso, questo è un simbolismo. Certo. Perché la storia umana è fatta di simboli. Te lo do e me lo prendo. Esattamente. Fai il bravo e ti contento con la carota. Con la carota. Se non sei contento, se non fai il bravo, ti levo la carota. Dove la carota è la Coca-Cola, sai che cazzo se ne frega. Noi beviamo vodka, vaffanculo. Allora, fine del nuovo ordine mondiale. Noi stiamo assistendo ai ribollimenti dovuti all'affondamento del Titanic, detto anche Titanic. Leggo quello che c'è scritto dietro. Questo libro parla del cosiddetto Deep State, Stato profondo, composto dall'elite finanziaria transnazionale, ovvero le grandi dinastie come i Rothschild, i Rockefeller, i Warburg, ma anche dal Vaticano, dalle famiglie reali e da una pletora globale di funzionari e o politici al soldo di questa elite, il cui vero potere resta semplicemente la creazione di denaro dal nulla. Il perché la cambiale sociale. Esatto. Noi stiamo sempre dall'altra parte contro sta gente. Il cui vero potere resta semplicemente la creazione di denaro dal nulla, che compra tutto e tutti, meno noi. Tuttavia, questa elite è ormai agli sgoccioli. Il progetto del nuovo ordine mondiale, infatti, è stato sabotato da un'alleanza internazionale formata da alcuni capi di Stato, apparati militari e di intelligence. Gli stati canaglia, ricordiamolo bene. Esatto, che hanno studiato per anni la struttura e le modalità operative di questa organizzazione criminale. L'elite globale, ormai è chiaro, è un vero cancro per questa umanità. Moltissimi dei nostri problemi derivano solo da lei. Quasi tutti. Ecco perché è giunto il momento della vera liberazione dell'umanità, liberazione che non sarà solo economica, ma anche politica, umana, sociale e finanche spirituale. Più chiari di così, credo che si muoia. Quindi lo scontro che è in atto, diciamolo, come l'hai detto anche prima tu, non sono i poveri ucraini che non c'entrano niente. Sono carne da macello, da cannone, esatto, che servono per identificare un pietismo che non esatto. avrebbe senso altrimenti. Ecco. L'elite globale ha deciso di sacrificare il popolo ucraino per la sua guerra contro il muro che
alcuni stati, coordinati a questo punto dalla Russia rinnovata e ripulita, stanno facendo nei confronti appunto delle onde che si infrangono contro quel muro fondamentale. Allora, ci sono tanti aspetti che giustificano la nostra asserzione. Vorrei semplicemente ricordare un fatto importante. Voi, cari amici, avrete sentito che lo Stato di Israele si è proposto come mediatore. Bel mediatore, mi piace. Mentre i propri sgherri stanno scorrazzando per l'Ucraina, esattamente come ha detto lui. Però io voglio ricordare un bellissimo film. Il bellissimo film si chiama Il Padrino. Perché è bello il film? Perché il film è la proiezione filmica di un libro intitolato Il Padrino, di un grande scrittore italo-americano che ha avuto un enorme successo, che ripercuote Mario Puzo. Esatto, nella visione sottintesa, diciamo, dell'opera stessa, sottotesa, diciamo, allora sì, il pensiero di Machiavelli. È molto importante, perché il fascino di questo film è il fascino del pensiero di Machiavelli, perché sia Mario Puzo che Machiavelli hanno svelato la verità che c'è sotto la realtà falsa e fasulla del buonismo. In questo film, a un certo punto, il vecchio padrino dice al figlio, dice, guarda che chi si proporrà come mediatore tra noi e loro è quello che ti ucciderà. Di conseguenza il padrino, il giovane padrino, si comporta e uccide i nemici, perché è stato svegliato dall'intelligenza del padre. Quindi teniamo presente questo aspetto. Il primo aspetto è questo. Il secondo aspetto che va pronto? Tenuto presente, sì, chi è? È quello che a noi piace sempre ricordare, sì, che lo scontro, quando è espresso in termini geopolitici, si risolve sempre in termini geopolitici. Per cui le invenzioni dei media non servono a niente quando è la geopolitica che comanda. E infatti la geopolitica è espressa da questa carta, cioè dalle carte contenute in questo volume. Oh. Era una società di sondaggio, sì, per verificare se crediamo all'ufficialità della comunicazione. Alla? Ufficialità della comunicazione mediatica. Dillo. E tu gli hai detto no? No, io ho detto di sì. Ah, ecco. Io ho detto di sì. Vabbè. Stanno facendo un sondaggio sulla veridicità o meno delle stazioni radio-televisive sulla comunicazione. Capito? Appunto, sono vere, sono tutt'altro che chissà com'è che hanno chiamato me, evidentemente qualcosa appare appunto. Allora, voglio far vedere una cartina. Dice, ma questo cosa c'entra? C'entra. È questo, è qui. Fai vedere questa cartina qui, questa di sinistra. Questa qua? No, questa qua. Ah. Oh, porca aia, miseria! Aia. Vabbè, raccogli. No, raccogli lì, quelli che ho in grembo. Basta, è più che sufficiente. È più che sufficiente. Sì. Rimettiamo dentro tutto. E questo qua, che c'era nella macchina. Fatto un carino. Qui ci sono una serie di cartine.
questa. Questi cosa pensano? Pensano di minacciare la Russia. Non sanno nemmeno di che cosa si parla. L'ha detto il Off Maio. Ma De Maio, sì, Maio proprio. Off Maio ha detto, che cattureranno Putin. Poveraccio. Cioè questi sono talmente idioti, questi personaggi, non sì. Si rendono conto della vacuità di quello che dicono, della insostenibilità logica, funzionale. Vai, vai. Poveracci. Leggeremo quanto prima la storia dei ministri degli esteri italiani, che è molto interessante. Noi siamo nel pieno della decadenza, tant'è vero che abbiamo una testa di cazzo che è stato nominato ministro degli esteri. Non sapete che cosa significa fare il ministro degli esteri in Italia? Non sapeva neppure dove era collocata, mi sembra proprio l'Ucraina, se mi ricordo bene. Poveracci. Allora, io però lo diciamo ai nostri amici. Allora, questa è la Russia, l'Ucraina sta qua sotto, facciamolo vedere così. L'Ucraina è vasta, ma non conta niente, non ha mai contato niente. No, anche niente. Perché non è in realtà uno Stato. Esatto. È un insieme di popolazioni avulse le une alle altre, con discendenze etniche completamente diverse. Esattamente, una dall'altra. Eccola qua. Quindi non c'è un legame statuale e popolare, ecco così. Infatti il Deep State ha deciso di sacrificarla, perché non conta niente. Tra l'altro la stessa parola Ucraina è uguale alla parola utopia, cioè un paese che non c'è. Utopos non c'è, esatto. Utopos. Allora, cari amici, non vediamo appunto. E siccome, diciamo, la punta di diamante del potere occulto è Israele, ecco che noi vediamo gli israeliani che vogliono dare aiuto agli ucraini. Sì, diciamo, guarda, che vogliono quanto dare aiuto. Sono bravi questi israeliani. Loro, gli uomini e il loro servizio e tutto il resto, intendiamoci. A cominciare dall'attuale presidente del Consiglio d'Europa, che noi sappiamo perfettamente, la quale ha fatto minacce, non si dica come, ma noi sappiamo perfettamente chi è. È la moglie di uno dei capi delle multinazionali del farmaco, e non potrebbe essere diversamente. Gliel'ha data la nuova carica qualche mese fa. Esattamente, no, di più, tanto è vero che è stata umiliata dal presidente della Turchia, ad esempio, non sì. È stato un caso. Sì. E voglio far vedere un'altra cosa che è importante, perché se Israele pensa di contare qualcosa, in realtà non conta niente. E vi spiego perché. Perché qui, in questa cartina, che è una cartina di carattere geopolitico, c'è tutto. Guardate, se vi riesce, dov'è Israele, e guardate tutto il resto del mondo che sta qui. Allora io adesso lo leggo. Perché se qualcuno pensa di poter piegare la Russia, si dimentica quali sono i potenziali alleati della Russia stessa, soprattutto quando in gioco c'è Israele. Abbiamo l'Indonesia. L'Indonesia, tra l'altro, la Corte Suprema dell'Indonesia ha condannato a morte. Il signor Soros a morte, già da 4-5, no, di più, 7-8 anni fa. Se lo prendono, se lo prendessimo noi lo porteremo. No, quelli li tagliano la capoccia, fanno come come si chiamano, i Sarawak, quelli. Sì. Nel Sarawak. Nel Sarawak, bravissimo, sì. Come si chiamavano, porca Tre Malnike. Sì, come si chiamavano, quelli erano. I pirati della Malesia. No, quelli che ammazzavano, quei selvaggi. Ah, no, i selvaggi. Che, quelli che aspetta. I Tux, no. Quelli erano i Tux. No, erano, i Tux sono indiani. Vabbè, i Tux erano quelli che vivevano nella foresta, che tagliavano la testa alla gente sì. e facevano di rimpicciolire. L'ho viste le teste, fanno, le teste rimpicciolite al museo etnografico sì, qui a Roma. Pecorini, sì. E gli tagliano la testa, questi hanno la testa stretta così, ma gliela tagliano, gliela rimpiccioliscono ancora di più, capito? Quindi abbiamo
il quadro è qui. Loro che cazzo pensano di fare? Allora, facciamolo vedere di nuovo, perché il quadro è veramente interessante. E buona parte dei cittadini italiani, che poveretti non sanno niente, credono a quello che fa la televisione italiana, ha fatto vedere ieri dei bombardamenti, hanno bombardato una scuola di bambini, un ospedale di bambini, e ci mancava quella sceneggiata. Tutti, no, a cominciare da Bruno Vespa, quel testa di cazzo. Quando gli americani hanno bombardato San Lorenzo, sì, hanno ammazzato 1500 persone d'amblè. Esattamente. E non è che non se ne parla mai. E se ne parla mai? Come cazzo è che quelli sono dei delinquenti e questi no? A Frascati hanno ammazzato 9000 persone gli americani, sì, liberatori. Ma Frascati... Con i Liberator, fra l'altro. Sì. Frascati... E Vedrà, e Velletri. Frascati, Velletri e Tivoli. E Tivoli, sì. Allora, qualora pensassero questi signori di avere isolato la Russia, vorrei ricordare, prima di tutto, che la Russia è il paese più ampio e più grande del mondo. E poi... Nel momento in cui venisse a essere richiesta la partecipazione di altri paesi... C'è pure la Cina e l'India. No, adesso ve li leggo, così, in modo tale che vi tranquillizzate, capito? Cina, Birmania, Thailandia, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, Iran e poi Iraq, e tutte queste, tanto per dire che potrebbe esserci un accerchiamento generale, per non parlare dell'Arabia Saudita, perché presa l'Arabia Saudita... E dovrà prendere una posizione diversa. Esatto. È vero che l'Arabia dei, diciamo, degli sceicchi che conosciamo bene... asservita agli interessi geopolitici dell'Inghilterra, ma è altrettanto vero che di fronte a una presa di posizione generale è molto difficile che si possano esimere, anche perché basta far partire una spedizione di camelieri dallo Yemen del sud e e non possono più venire in Italia a giocare al casinò, capito, di Sanremo e compagnia cantata. L'Iran l'abbiamo detto, diciamo, nella congrega anglosassone, chiamiamoli anglosassoni, potrebbe partecipare l'Australia e poco altro, perché l'Egitto sicuramente no. Si fa i cavoli suoi. Proprio oggi, e cercheremo di leggerlo qualche altra volta, leggevo tutta la storia dell'omicidio e dell'uccisione di Sadat, da El Sadat, sì, che è stata citata dall'ambasciatore. È stata fatta da loro, è stata fatta da Israele, non c'è ombra di dubbio. No, è stato fatto, no, tant'è vero che c'è tutto. So tutto. Io è stata, convinto che c'era... No, è stata narrata dall'ambasciatore italiano, il quale si trovava proprio vicinissimo a Sadat. Sì, era nel palco. Esatto, sì. Esatto. Il quale ha narrato, tant'è vero che Sadat fu considerato traditore dei fratelli musulmani, eccetera, e fu ucciso. Tant'è vero che Mubarak, che è succeduto a Sadat, ha cambiato completamente la sua politica nei confronti di Israele. Quindi, qui queste cose è bene che si sappiano, perché sennò qui continuano a raccontare un sacco di cazzate, e lo dico anche a quel testo. Io ero di convinto che ci avesse lo zampino Israele, però? No, assolutamente no. Tant'è vero che Mubarak ha cambiato completamente l'atteggiamento favorevole agli accordi con Israele di Sadat. Quindi, qui abbiamo, come dicevo, tutta una serie di paesi, ripeto, qui c'è l'India, la Cina, Mongolia, Arabia Saudita, Yemen del Sud, Etiopia, Sudan. Etiopia è non allineata, eh? Sempre stata non allineata. Appunto,
Sudan, Egitto, Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambico e Repubblica Sudafricana. La Repubblica Sudafricana, attenzione, pur essendo una repubblica molto, diciamo, vicina agli inglesi, è una confederazione, poi resta pur sempre abitata dai boeri, sì, i quali sono stati sconfitti in guerra con gli inglesi, appunto, certo. Quindi il discorso non è mai definitivo. Attenzione, quando c'è una presa di posizione definitiva, beh, francamente io dubito che gli anglosassoni e gli ebrei possano contare, visto poi che gli ebrei sono quelli che hanno spinto gli inglesi a combattere nella guerra sudafricana per il controllo del mercato dei diamanti. Certo. Ah, ecco, ricordiamoci. Beh, lì c'hanno, diciamo, la grande ricchezza dell'Olanda e dei Paesi Bassi deriva dal rapporto di, diciamo, di, sì, ma discendenza. Chi sono i mercanti che gestiscono gli ebrei? Appunto, e quindi diciamo, Rockefeller. Diciamo le cose come stanno. Quindi, da questo punto di vista, io penso che questi signori potrebbero stare molto attenti prima di fare qualche passo falso. Ho citato, appunto, Il Padrino, la versione moderna, contemporanea del pensiero di Machiavelli. Ho citato La Realtà Geopolitica, che è qui, vogliamo far vedere di nuovo questo quadro, che è qui. Qua c'è tutto. Aspetta, ecco, un po'. Appunto. Dopodiché Bruno Vespa e qualche altro. È morto il fratello di Bruno Vespa ieri, eh? Il fratello? Sì. Ah, proprio, è morto quel disgraziato infamone di Pino Wilson. Che mi deve dare da 30 anni, mi doveva dare 19 milioni nel 1992. Penso 1992, un po', 19 è milioni. È morto giovane, morto. Sì, aveva 74 anni. Hai capito? No, giovane. Sì, vabbè, insomma, noi ragioniamo. 76. Vabbè, hai perso un debitore. Ho perso un debitore. Non ho pregato su di lui. Nemmeno io, guarda. No, non saprei nemmeno chi pregare. Il bello è che, come dicevano i napoletani, fate il nome piscia a letto, sì. Il signor Pino Wilson è stato investigato in decine di azioni truffaldine, a partire dalla vendita delle partite, alla vendita delle scommesse e tutto il genere. Il bello è che passa per essere un grande uomo, come anche pure quel figlio di puttana di Chinaglia che è morto, sì, è stato ammazzato probabilmente in America per tutte le canagliate. Giorgione, che Giorgione. Sì, come no, io lo conoscevo, uno stronzo col botto, un mentecatto mentale proprio, lasciamo perdere. E qua passano per essere grandi uomini, parli con la gente, è un grande campione, che cazzo, uno che si vende le partite, ma come cazzo fai a pensare? Ma infatti l'hanno messo ufficialmente in mezzo. Sì, ma uno scandalo epocale fu quello della Lazio, per esempio, sì, che non puoi non saperlo. Come fai tu, che sei appassionato di calcio, ad accettare dei comportamenti così da uno che dice che è campione? O il campione è un incorruttibile, una persona di perfetta linea morale, quello è il campione, non un testa di cazzo che guarda solo i soldi e fa le scommesse e vende le partite. Uno che vende le partite, io lo ammazzerei solo per quello. Io ho un tale disprezzo nei confronti dei tifosi del calcio che è bene che sia così. No, peggio, sono come quelli del cavallo, come si chiamava? Sì, sì. Il comico. Quello, qual era? Quello che ha fatto il film, il che cavallo, è morto di recente. Sì. Sì. Come si chiama? Porca miseria. Ecco, che lui invece è una persona per bene. Oddio, come cazzo non lo si chiama? Che è morto di recente, sì, dici che... lui? Gigi Proietti. Gigi Proietti, ecco, sì, Gigi che Proietti è una persona seria. Che ha fatto quel film sulle scommesse. Faceva l'ironia, certo, la pantomima a quella gente, gentaglia lì. Certo. E i tifosi del calcio sono uguali.
Cioè io abito vicino a Formello. Uno, due, tre volte, quattro volte al mese vengono lì in migrazione almeno qualche migliaio di coglioni del genere. Sì. Ah, no, per cui tutti i poliziotti della Polizia Municipale di Formello sono impegnati, qualunque cosa altra succeda, in quella situazione di gestione del coso. Non ti dico quando un anno o due fa addirittura ci fu una manifestazione, una sommossa popolare, una cosa oscena. Quella gente lì sarebbe da mettere a campi di lavoro di rieducazione come Solzhenitsyn. Certo. E ti lascio in Russia, nella taiga, per 10 anni. No, 20, mettici pure 20. Così capisci dove sta veramente la rettitudine, la concretezza dell'azione e del pensiero e del rispetto dei d'altronde valori. Sono quelli che credono nella cattiveria di Putin, credono nella realtà nelle vaccinazioni, credono nelle vaccinazioni, nella purificazione dell'anima. Ti confessi, mi dici tutti i cazzi tuoi, io poi ti do la soluzione, sì, e tu sei il mondo da tutti i peccati. Ma che cazzo io parlassi con un bambino di 5 anni come mio nipote e gli racconto una serie di cazzate del genere, quello mi dice: zio, nonno, sei uno stronzo. Naturale, per fortuna. Questo è il mondo. Noi contiamo sulle nuove generazioni. Sempre viva al gran Dio Priapo. Andiamo avanti. Niente, qui volevo far vedere semplicemente un'ultima cosa dal punto di vista geopolitico. Eccolo qui. Probabilmente le persone non hanno mai, la maggioranza delle persone non ha mai una visione reale della Russia. Non conosce la posizione nel mappamondo. Proprio. Esattamente. No, perché fra l'altro anche nelle scuole statali, nelle anche migliori classi delle scuole statali, la geografia e la geopolitica non viene insegnata. L'hanno ufficialmente eliminata. Certo. Perché la geografia serve per far capire chi sei, dove sei. Tu sei quello che sei, dove sei. Perché se tu vuoi fare l'esploratore del Sahara e stai in Antartide, non è che c'hai molta possibilità di interazione con l'ambiente. Esattamente. Cioè tu l'ambiente è la tua vita, è la tua personalità. L'ambiente, come si dice, crogiuola proprio. Sì, tu sei legato all'ambiente. Tu sei il prodotto del luogo, ecco, dove stai. Perché tanta gente che poi è costretta ad emigrare, magari in fanciullezza, torna sempre al luogo delle origini e se non può ritornare gli rimane quel senso di apolidismo, no? Come, aspetta, chi è che lo diceva? Albert Camus, per esempio, certo, no? Che è nato in Algeria, era un piede nero e si è trovato poi pure in Francia ai massimi livelli del potere e del successo, si è trovato, lui si sentiva profugo, si sentiva dislocato. E quindi, fino a che l'hanno ammazzato. Fino a che non l'hanno ammazzato con la storia dell'incidente. Esattamente. Automobilistico. Noi ci crediamo. Allora, la Russia è il paese più vasto, vediamo se si riesce a farlo vedere qui, è il paese più vasto della Terra. Ce l'aveva Camus con i comunisti, con la liturgia comunista del volemos e bene, del volemos ancora più bene, falsa, del cerchiamo di aiutare le classi operaie, infatti, dandogli un bel contentino del cavolo senza poi procedere. Esatto. E così via. Allora, la colpa di questa sbagliata visione della Russia è sempre stata però anche delle classi dirigenti russe, le quali hanno sempre parlato in funzione di una Russia ipotetica che è appunto la Russia europea, perché è quella Russia che poi gli europei hanno percepito soprattutto durante la rapida evoluzione della Francia imperiale napoleonica. È in quel momento che gli zar hanno vivacemente collaborato con le strategie delle grandi potenze antirivoluzionarie
e ne sappiamo alcuni aspetti. Una domanda che mi sono sempre posto: ma come mai Napoleone e Hitler hanno portato la direttrice di attacco e di invasione verso Mosca e non verso San Pietroburgo? Come mai, Sassone? Lì probabilmente è un discorso di geopolitica. Per me la geopolitica, che non è solo strategia bellica, ma è anche e soprattutto ricerca di ambienti dove consolidare il proprio potere, che è anche quello agricolo. È chiaro, noi sappiamo perfettamente, ad esempio, che Hitler cercava uno sfogo ad est. Era uno sfogo ad est, ma cercava lo sfogo, secondo la vecchia antica tradizione delle popolazioni germaniche, di carattere agricolo, produttivo. Quella era la linea che è stata sbagliata, perché ovviamente gli inglesi e gli americani hanno avuto buon gioco. Ecco, lì nel mar interno. Mar d'Azov, dove dici? No, il Mar d'Azov, a nord, su Leopoli, vicino alla Finlandia. Il mare del nord? No, il mare del nord. Baltico, ecco. Ah, sul Baltico, sì. Avrebbe dovuto incominciare a difendersi da lì, attaccare, sì, da lì. Cioè, lì, quello era il punto d'ingresso, perché lì c'era il potere, c'era la ricchezza. Loro sono stati, loro hanno fatto la seconda guerra mondiale, è stata perduta per due ragioni. Prima di tutto, tant'è vero che si dice che quando Mussolini ebbe la notizia che Hitler aveva attaccato ad est, disse la guerra è perduta. Sì. E mi pare ovvio, perché tu non puoi andare a attaccare dappertutto, chiunque, cioè, perché sei circondato. Cioè, quelle sono due risorse, più le disperdi, più le concentri e meno il fanno secondo effetto. Errore, e io l'ho già detto altre volte, ma lo ripeto anche adesso, è che siccome la vera ragione della guerra, del secondo conflitto mondiale, è stato il controllo di Suez, perché da Suez passava di tutto, e noi... E del petrolio degli Urali. Da tutto. Tutto passava di lì. E comunque sia, il controllo è stato quello, è vero che la guerra è stata vinta proprio quando, non avendo noi preso Suez... non ci siamo riusciti. C'è stato... Quei 80 chilometri sono mancati. C'è stato lo sbarco americano. Non a caso gli americani sono sbarcati in Tunisia. Ovviamente trovando subito la Francia disponibile. La Francia, che era alleata, nostra alleata, dopo la sconfitta del 40, quando ha visto, non è vero che... Ricordiamoci che la flotta francese era ancorata alla randa di Urano, ecco, dove fu bombardata e affondata dagli inglesi. Il che... Quando... Ancora non hanno fatto volta bagana, volta gabbana, perché dicono sempre che gli italiani fanno volta bagana, gabbana, ma si scordano dei francesi e anche degli inglesi. Esattamente. Tant'è vero che questo è un aspetto importantissimo, che soprattutto la marina francese ha conservato un odio nei confronti degli inglesi. Non solo, tant'è vero che Pétain nominò come capi delle varie regioni. Ricordiamo francesi. Il generale Pétain, che era il comandante il presidente della Francia. Della Francia di Vichy. Sì. Il nome vero era État français, Stato francese. E Pétain nominò prevalentemente uomini della Marina, sapendo il loro odio atavico nei confronti degli inglesi, perché la Marina francese aveva subito quello scorno là. No, ma si ricordava di Aboukir e Trafalgar. Trafalgar soprattutto. Orazio Nelson gli aveva dato una legnata tremenda. I francesi napoleonici non hanno mai accettato. Esattamente. Anche perché poi, intendiamoci, che la flotta che subì l'attacco di Nelson era comandata da uno spagnolo. Tant'è vero che questo spagnolo, questo ammiraglio spagnolo, poi si suicidò, ma queste sono tutte cose marginali. Torniamo al discorso geopolitico. Abbiamo qui una cartina che è molto bella. Ecco, siccome appunto
l'immagine della Russia e quella della Russia occidentale, tutti ignorano, perché non compare, non viene percepito nemmeno storicamente, che la Russia arriva fino a occupare una buona parte allo stretto di Bering, una buona parte della Cina. Ah, certo. Tant'è vero che la guerra fondamentale del Novecento, che è stata la guerra russo-giapponese, si è svolta sulle coste cinesi. Della Manciuria. Sulle coste cinesi, capito? A Port Arthur. E lì c'è tutta una storia che noi adesso non vogliamo riaprire, ma comunque qualsiasi sia i dubbi che solleviamo con queste cose, è bene che ce lo chiedano e noi risponderemo. Qui abbiamo appunto, eccolo qua, la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia. Guardate bene, cari amici, che abbiamo non solo l'Ucraina, ma c'è anche la Bielorussia qui, eh? La Bielorussia sta con i russi. La Bielorussia sta con la Russia. Qua non si vede qua, vedi? No, qui sì, perché ma guarda sopra. C'è solo sto pezzetto. Sì, ma comunque certo. Questa è Russia, quella qua sotto è Russia. Questa è la Turchia, che cazzo sai a dire? No, questa qui sotto qui è sì, Russia. Sì, questa è Russia, certo. Ma qua cioè, arriva fino a qua giù. Sì. La Russia arriva fino a qua. Cogliamo l'occasione per far vedere cos'è la Turchia, che non è l'ultima avvenuta la Turchia, capito? È il doppio dell'Italia più o meno. Eccolo. Anche come dimensione territoriale. Se la Turchia ha contato poco negli ultimi tempi, perché fu messa fuori gioco dagli inglesi nel primo conflitto mondiale. Anzi, cogliamo l'occasione per dire che la Turchia è stata il vero obiettivo del primo conflitto mondiale, perché dopo la sconfitta della flotta russa del Baltico, che arrivò in ritardo durante la guerra russo-giapponese, il buon Churchill, che all'epoca era capo della marina, era il primo lord della marina inglese. Certo, cioè aveva un nome particolare. Sì. Comunque era il primo lord della marina. Cioè un titolo, particolare. Si chiamava ammiraglio. Cioè. Ricordiamo che l'ammiragliato inglese è privato, cioè l'ammiragliato non è dello Stato inglese, l'ammiragliato va per conto suo. È come la Compagnia delle Indie. Esattamente. Sono enti privati che poi assoggettano quello che stanno cercando da ormai un ventennio in Italia, i cosiddetti privati. Esattamente. L'ammiragliato britannico costrinse il popolo inglese a entrare in guerra nel primo conflitto mondiale, perché Churchill stabilì che le navi della flotta inglese non potevano essere più alimentate a carbone russo più o meno russo, ma dovevano essere alimentate a petrolio. Per prendere il petrolio bisognava scardinare l'impero turco, e quindi di lì partì la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale non è stata dovuta... L'accesso al Bosforo. Esatto, non è stata dovuta alle pretese più o meno imperialistiche dell'Europa centrale, parlo degli imperi centrali, parlo della... E sulla battaglia di Gallipoli, quelli che ci hanno rimesso di più sono stati gli australiani, esatto, che erano la maggior parte di quei 15.000 esatto, orti che ci sono neozelandesi, neozelandesi a cavallo, sì, e australiani, esattamente, che rimandarono a farsi ammazzare. Li hanno mandati allo sbaraglio non avendo mai avuto nessuna, sì, preparazione militare fino a quel momento, e quindi erano proprio carne da cannone. Ci fu un bellissimo film che ricordo ancora, mi pare che si chiamasse o tipo Orizzonti di Gloria, roba di questo genere. È molto bello. Sì, che parla di due fratelli. Di due fratelli, sì. O di due amici. Due amici forse, sì. Di cui uno ovviamente muore e l'altro non riesce a salvarlo, pur arrivando di corsa
infermeria. Alle artiglierie che avrebbero dovuto sparare mentre l'hanno sparato, in previsione di un assalto che loro avrebbero dovuto fare. Allora, per scardinare l'impero turco, che aveva in mano tutte le fonti petrolifere, ci fu il primo conflitto mondiale. L'impero ottomano si estendeva dal Marocco fino all'Iran, fino all'Afghanistan, e la Georgia, e la parte lì del Mar Nero, le coste del Mar Nero fino a qua. Ma che quella è comunque le coste della Turchia di oggi, certo. La Turchia non è roba da poco, certo. Quindi ricordiamocelo bene, e l'abbiamo visto qui, resta sempre uno dei paesi fondamentali per il controllo degli stretti, perché a tutt'oggi, dall'atteggiamento della Turchia, il quadro può cambiare. Ma guarda che infatti già ha preso posizione la Turchia per cercare di trovare una mediazione, certo. Perché viene coinvolta comunque, perché lì parliamo di certo. Paesi coinvolti territorialmente. Esatto. Quindi non è che è proposta così a caso, si è proposta perché c'era un motivo contingente e diciamo perfettamente e di fronte alla evidente. Prospettiva reale, se allearsi con tutti i popoli circonvicini o allearsi con Israele, presumo che i turchi non si alleeranno con Israele, anche se nella storia della politica estera turca abbiamo avuto un momento in cui la Turchia era allineata direttamente con la NATO, ricordiamocelo bene. Poi qui però il quadro è completamente cambiato. L'attuale capo vertice della Turchia ha fregato i filo americani, perché Erdogan li ha fatti venire in superficie e poi li ha carcerati, e quindi anche questo quadro mi sembra ampiamente scontato. Quindi non crediamo che le mene e le beghe create da Israele. Vedi, per esempio, la Turchia rispetto all'Italia ha avuto sempre un atteggiamento ondivago, volontariamente ondivago, per aderire a secondo dell'opportunità politica o opportunismo politico, avere i vantaggi maggiori alleandosi, diciamo, o quantomeno aderendo a un tipo di filosofia geopolitica o a un altro, alternativamente a favore della Russia o a favore dell'Occidente. Esattamente, quello è il gioco che fa una grande potenza. Rispetto all'Italia ha avuto un atteggiamento geopolitico di diciamo, amministrazione della cosa, dei rapporti interrelazionali con i vari stati, molto più vantaggioso che l'Italia. Molto più. Ma indubbiamente si tratta di giocare una carta che è esclusivamente geopolitica. Io non credo nelle qualità militari e strategiche dei turchi in generale, assolutamente no. Escludendo quel momento particolare. Ma lì c'era un nemico proprio acceso, come si dice a Roma, cioè il tipo preciso che gli serviva per sgominare, cioè per far vantare, una lotta, una lotta sul campo, proprio combattuta. Con le armi in cui gli altri belligeranti belligeranti erano, come ho detto, carne da cannone, cioè, certo. Senza nessuna esperienza, senza nessuna capacità aggressiva, difensiva, niente. La Turchia dopo la guerra è stata controllata dalla massoneria e in ogni caso non si può mai rinunciare al proprio ruolo geopolitico, anche se ai vertici c'è qualcuno che non capisce niente. Ricordiamoci che l'Italia è comunque impegnata, perché è comunque nel cuore del Mediterraneo. Diciamo, la Turchia ha appena persa la guerra, è stata la botta terminale della distruzione dell'epopea dell'impero ottomano. Indubbiamente. E hanno frammentato i mille staterelli, dividendolo con paralleli
come si dice, no? Questa è la fine, questa è sempre la fine di una decadenza. Certo. La decadenza, come l'impero romano, uguale. Esatto. La decadenza è o divaga fino alla fine, e quando poi il potere si è ridotto notevolmente, arriva il nemico che ti colpisce. Ritornando comunque, quando sei moribondo ti attaccano tutti. La Turchia ha un ruolo geopolitico che corrisponde a quello dell'Italia, cioè che è anche storico. La Turchia è l'erede dell'impero romano d'Oriente, e l'impero romano d'Oriente, che è la seconda Roma, ha tenuto sotto controllo il Mediterraneo fino alla conquista. E anche le invasioni che continuavano a arrivare dall'Oriente. Ricordiamoci anche un altro aspetto importantissimo, colgo l'occasione per dire. No, ricordiamoci che i mongoli hanno girato a largo sono passati per la Russia, non sono passati per la Turchia. Esatto. Sapevano che lì c'avevano un esercito organizzato per l'Anatolia in generale, sì. Quando i turchi hanno vinto Costantinopoli dopo una lunga battaglia, l'impero turco si è nella sostanza sostituito, perché non poteva fare diversamente, all'impero. È subentrato pari pari, ecco. All'impero romano per il controllo del Mediterraneo. A tutt'oggi la Turchia contende all'Italia, anche se l'Italia sembra una puzza, il controllo del Mediterraneo. In ogni caso l'Italia è tenuta presente da tutti gli studiosi di geopolitica, perché anche se incredibilmente comunque siamo comunque una potenza settoriale di zona importante. Esatto, anche se abbiamo appunto come ministro degli esteri Maio. Esattamente, questa è la faccenda. Va ritenuto presente come corollario che se c'è stata la conquista delle Americhe, ciò è dovuto al fatto che paesi come la Spagna, il Portogallo e anche l'Italia, e in parte anche la Francia, però la Francia è venuta dopo, successivamente, sì, e hanno dovuto appunto cercare altre vie. La Francia era presa dai problemi della Costituzione dello Stato francese. Sì, vabbè, comunque sia, ci sono arrivati, certo. Si sono messi a fare i pirati, certo. Perché la conquista delle Americhe è stata fatta dall'Italia sotto la veste del Vaticano. Ricordiamoci sempre che il Vaticano ci ha sempre avuto le mani in pasta. E al servizio della Spagna e al servizio del Portogallo. Esattamente, certo. Ricordiamoci per l'ennesima volta Amerigo Vespucci, non solo Amerigo Vespucci. Non solo Colombo, Pigafetta, che era figlio del Papa, ma Pigafetta. Certo. Pigafetta, certo, che fu l'unico a riuscire a tornare in Europa, certo, della spedizione di Magellano. Uno dei 18, mi pare che sono tornati in 18. Pigafetta era stato mandato dal Papa. Era lo scrivano ufficialmente. È quello che ha scritto la storia, certo, della spedizione di Magellano. Certo. Era stato mandato dal Papa. E Cristoforo Colombo era figlio di un papa. Dico questo perché tutte le cose sono collegate, noi le dobbiamo collegare, perché se è vero che l'Europa ha scoperto e conquistato le Americhe, lo dobbiamo a quel, freno alla circolazione delle navi europee in Europa, e cioè nel Mediterraneo, dovuto alla Turchia. Ricordiamo che il Papa padre di Cristoforo Colombo, di cui adesso non viene il nome, porca miseria, non è stato l'unico. No. C'era stato per esempio pure Pio II, che... sempre di genovesi e di usurai tratta. Pio II era di Siena. Pio II era un piccolomini. Ma il papà di Cristoforo Colombo era di Genova, sì, era un... porca miseria... Vabbè, un nome, non ce lo ricordiamo. Era il momento dell'amnesia, c'ha una Y. Come prima, Cibo. Ecco, Cibo. Con la Y, Cibo. Esatto, Cibo. Papa Cibo era uno dei successori di Pio II Piccolomini. Esatto. Che controllavano le vie del potere economico già allora. Esattamente. Non a caso, a proposito di conquista ottomana di Costantinopoli
del 1494, se ricordo bene. Esattamente. In Anatolia l'epoca della partenza di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, certo, non è un caso. Ma no, perché Cristoforo Colombo è partito e altri? Perché cercavano quello che in Anatolia già c'era e che controllavano i mercati veneziani e genovesi. Una di queste cose era una risorsa eccezionalmente importante, che era l'alluminio. Esattamente. L'allumina. Da cui si ricavava il collante per fare la tintura delle lane, e che serviva appunto per colorare qualunque tipo di veste che allora era maggiormente a base di lana. Tant'è che si trovavano le cave vicino a Smirne, in Anatolia. Quando arrivarono gli ottomani, ovviamente si appropriarono di tutto quello che c'era, fra cui anche queste cave, per cui i veneziani e i genovesi, che commerciavano quasi monopolisticamente tutte queste risorse, dovevano trovare qualcosa per accontentare i loro mercati e non essere costretti a comprare dai turchi. Esattamente. E quindi circolarono questi ricercatori, fra cui sicuramente anche quelli che abbiamo nominato, da Colombo agli altri, per andare in giro per il mondo per trovare risorse, non solo il denaro, cioè l'oro o l'argento, le pietre preziose o altro. O la conquista territoriale. Cercavano le risorse economiche, per i prodotti industriali. Uno di questi era l'allumina, e per cui andarono in giro, e che cosa lo trovarono? Lo trovarono in un territorio vicinissimo del possesso, a Roma. Del possesso di Siena, che era vicinissimo a Roma, che era allumiere. L'allume, le miniere di allume, ecco, non mi veniva la parola esatta, l'allume, che serve per tante funzioni, fra cui anche per evitare le abrasioni, i tagli, serve da... Quindi noi conosciamo l'allume attraverso... emostatico, serve da emostatico, fra le altre cose. Esattamente. E quindi ecco, trovarono Piccolomini, Pio II, trovò le miniere di allumina, guarda caso, all'allumiere, che ha preso poi il nome ovviamente dall'allume. Però alla tolfa. Dal momento in cui arrivarono gli ottomani, tutto il potere economico finanziario, che era allora in mano per la maggior parte al papato, incominciavano appena appena gli ebrei ad assimilare la loro quantità, i loro valori a quelli, alle quantità inimmaginabili che deteneva il papato già allora. Allora come oggi. Allora ancora di più oggi, perché nel frattempo hanno migliorato la perfezione delle loro operazioni, eccetera. Quindi, hanno migliorato la truffa nei confronti dei popoli. E quindi, ad esempio, negli Stati Uniti, nelle due Americhe, hanno trovato una serie di altre miniere di valore, tipo per esempio l'onice, che ne so, le altre pietre preziose, eccetera, che in Europa o in Asia era difficile di trovare. Il manganese, adesso, per esempio, nel momento della rivoluzione industriale, hanno trovato dei minerali che qui in Europa non ci sono, o non ci sono mai stati. Certo. E quindi, niente, questa rivoluzione socio-politica territoriale subita dall'Anatolia in generale, poi si è ripercossa in tanti eventi, fra cui la migrazione, la Compagnia delle Indie, ricordiamoci sempre che è nata nel 1600 qualcosa, o 1608, esattamente, qualcosa del genere. Prima Compagnia delle Indie denominata in Olanda, e poi Compagnia delle Indie denominata anche in Inghilterra, che certamente Però non erano la stessa cosa, ricordiamocelo sempre. Esatto, erano due, tant'è vero, associazioni. Che nuova Amsterdam diventò Nuova York. Esatto. Nuova York, non apriamo quel capitolo, perché sennò non ne usciamo più. Esatto. Ma abbiamo detto quello che dovevamo dire. Però ricordiamo che Nuova York era Nuova Amsterdam, eretta e realizzata dagli olandesi, che poi, a seguito di vicende che poi è troppo lungo, diventò americana statunitense. Anzi no, inglese e poi statunitense. Esattamente. Dopodiché, cari amici, abbiamo fatto un piccolo excursus nel campo della geopolitica per dire che lor signori, se pensano di averla
vinta facilmente, facilmente attaccando la Russia, si scorneranno col nostro gran piacere. Scurnacchieranno. Questo rappresenta veramente la fine del Deep State. Devo dire veramente che l'idea di pensare alla morte, alla scomparsa di Bill Gates, ad esempio, ricordiamoci, o di Soros. Questo va detto. Ricordiamoci che dei 44, mi pare, presidenti, o 43, adesso non mi ricordo, ho perso il conto, americani, che non sono affatto democratici, che per la maggior parte sono ebrei, per la maggior parte sono parenti tra di loro, almeno una quindicina, 20 su 44, sono parenti a livello di primo grado, zio, nipoti, cognati, per esempio Roosevelt, no? Esatto. Tanto per dirne uno, ma anche Clinton discende da una dinastia di banchieri, per la maggior parte anche loro banchieri. Dicono che Clinton sia figlio naturale di Rockefeller Junior. Io poi da qualche parte... Perché parrebbe, cioè perché è figlio di una donna che lavorava, sì, faceva i lavori in casa. In casa, una lavorante... lavorava, sì, in casa. Allora, no, volevo dire che io da qualche perché, parte... Perché come diceva Totò, la serva serve. Allora, dicevo, io da qualche parte dovrei avere anche un albero genealogico di tutti i rapporti interpersonali, familiari, sì, di questi 43-44 presidente. Lo faremo vedere ai nostri amici. Sì, lo devo trovare la prossima volta, una delle prossime, sì, volte lo facciamo vedere. Così si capisce bene l'organigramma, no? Come funzionale l'una cosa all'altra, perché avvengono delle cose piuttosto che altre, perché viene eletto Clinton piuttosto che Obama, Obama pure c'ha un'ascendenza molto discussa. No, ma addirittura lui che dovrebbe essere africano, in realtà, sì, è figlio di un haitiano, sì, c'ha origine haitiana, è un puzzle di nazionalità, cioè più apolide di così se muore. Infatti noi lo sappiamo. Che però diventa presidente americano, non essendo americano. Esattamente. Avendo avuto la nazionalità americana, mi sembra qualche decennio prima. Grazie alla democrazia. È la democrazia che permette queste cose, capito? No, la democrazia. No, ricordiamo sempre che senza anche noi italiani non ci vogliamo far mancare niente. E una delle cose che nessuno sa praticamente è che il ministro dell'economia, fino all'epoca di Conte, era un israeliano che ha ottenuto la cittadinanza italiana 5 anni fa. Prima, 5 anni prima. Cioè 8-10 anni, sì, fa. Sì, appunto. Questo a voler far capire ai più retrivi, ai più idioti, che c'è in atto una conquista da parte dell'accerchiamento a tenaglia dei poteri forti mondialisti, che la maggior parte sono ebraici, no, perché poi ce lo chiudono, purtroppo ebreo israeliano, perché non, sì, c'è niente di male, però guarda caso con qualche centinaio di migliaia di commercialisti, di professori universitari di economia e commercio, guarda caso, per fare il ministro delle finanze, sì, serve un parvenuto, non si sa come e perché, a guidare le sorti dell'economia italiana. Quindi ripetiamo e concludiamo, la conclusione è qui, la fine del Deep State, ricordatevelo bene, stiamo assistendo all'affondamento del Titanic, e il Titanic affondando ha fatto un finimondo di onde, di vortici, di una cosa e l'altra, e ne sono morti poveracci, ha risucchiato tutto, capito, e ha risucchiato molte cose, quindi questo qui ce lo dobbiamo aspettare. D'altronde la storia è questa, e gli aspetti reconditi, nascosti, sottintesi, occulti della storia umana, e qui stanno venendo tutti in superficie. Allora, ricordiamo sempre i nostri amici, sempre so long, così è, proprio così. Sì, e pregate vivamente il gran Dio Priapos a ciò che ci salvi dalle bombe più o meno atomiche. Ah, come si dice? Laudetur Priapos. So long. So long.